Ma una contestazione, per modo di dire, insomma. È uno striscione che probabilmente i tifosi possono anche mettere, possono, io non lo condivido perché non sono d'accordo con quello che hanno scritto, perché l'ho detto ieri e lo confermo, chi deve avere rispetto sono io per quello che ho fatto in questi 8 anni, anche perché io ai miei tifosi il rispetto gliel'ho sempre dato e glielo darò sempre. Loro possono dire quello che vogliono, però nella correttezza dell'espressione. Cioè Taccone vattene o Taccone l'Avellino siamo noi, non è proprio così, perché Taccone è nato qui e non se ne va. Lo dovranno sopportare ancora per un po' di tempo. Queste cose mi fanno sorridere, mi fanno addio, arrivederci. Dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? A Montevergine? A Montevergine no, a pregare, perché l'Avellino ti salverà lo stesso. Con tutto il rispetto per la nostra patrona, noi ci salviamo lo stesso. Andiamo lì perché abbiamo fede, perché siamo dei cristiani veri. Siamo gente forse non troppo professante, perché ahimè manchiamo molto spesso dalla messa, questa è la verità. Quindi quando ci capita di andare a Montevergine andiamo veramente con grande passione e con grande fede. Quindi questa è la nostra forza, quella che ci sorregge, una famiglia importante, una famiglia coesa, una famiglia che mi supporta in tutte le sciocchezze che faccio. E quindi sono i miei familiari che mi devono sopportare, non i tifosi. Presidente, invece una battuta su questa sera, l'invito per assistere a questo evento e come sta vedendo tutta l'atmosfera che c'è intorno alla Scandona? Ma ieri il coach Sacripanti è venuto e ovviamente siamo rimasti contenti, perché ogni volta che viene vinciamo. Anche l'anno scorso venne con Tesser, voi ricordate che lui è un grande amico di Tesser, ci portò fortuna, vincemmo una bella partita e anche ieri abbiamo un po' sofferto, ma abbiamo forse sicuramente meritato di vincere la partita. E quindi mi ha detto quando vuol venire siamo a disposizione, poi i miei trascorsi da vicepresidente dell'AIR e della Scandona insomma mi fanno sempre propendere con il cuore per il basket, anche se non è il mio sport, però l'ho fatto per 2 anni, l'ho fatto. Non è che lo dico per vanagloria, abbiamo vinto una Coppa Italia, insomma, Taccone c'era e quindi io sono contento di questo, insomma. E se posso fare qualcosa per il basket lo farò con tutto il cuore, anche se il presidente non ne ha assolutamente bisogno, perché Gian Andrea è una persona bellissima, una persona solare, è una persona che investe tantissimo. Siamo stati fortunati a trovare un presidente così importante. Cosa ha in mente lei? Quando fa queste domande sicuramente ha qualcosa in mente. Ma io credo che io e l'Avellino siamo disponibili certamente per qualunque tipo di iniziativa. In particolar modo se fosse a beneficio di qualcuno che soffre, metteremo a disposizione di chi organizzerà questo evento qualunque cosa, non solo economica ma anche di uomini, di mezzi, di necessità, di prestigio eccetera. Siamo veramente a disposizione per fare qualunque cosa per i nostri tifosi. Presidente, adesso c'è la trasferta di Ferrara, l'auspicio tornando all'Avellino è che ci si sblocchi anche in trasferta a Ferrara dopo questa bella partita di ieri. Io anche stamattina sono andato, ho parlato con i ragazzi, ho parlato ieri, ho parlato oggi e con il mister, insomma ci siamo già sentiti, abbiamo un'idea che sto cercando di trasmettergli, fiducia, perché questo è importante, perché quando viene la fiducia, quando viene un po' meno la fiducia, hai visto che dopo un primo tempo bellissimo poi abbiamo arrancato un po', ci siamo arroccati un po' troppo in difesa. Allora ho detto a lui, e spero che i miei tifosi mi perdoneranno di questa iniziativa, voglio perdere 5-0 giocando bene, però voglio che i ragazzi siano in campo e che facciano quello che hanno fatto nelle 2 partite precedenti, almeno quello che abbiamo fatto ieri con la Ternana, cioè aggredendoli a tutto campo e cercando di non farli giocare. Dobbiamo giocare noi, non dobbiamo subire il gioco dell'avversario.